Allora, Nicola Portinari, siamo alla Pecca a Lonigo, siamo in un luogo che quasi non ha bisogno di presentazioni, ma in realtà a noi piacerebbe che tu ci raccontassi un po' come è nato questo ristorante, dato che ormai sono passati più di 30 anni. Siamo partiti nel 1987 con questo progetto che voleva portare a servizio completo, diciamo, quello che era la nostra tradizione, cioè da macellai con gastronomia. E quindi siamo partiti io e mio fratello con semplicemente la voglia di dare un modernamento a quello che era la ristorazione nelle nostre zone. Quindi siamo partiti proprio con ambizioni molto basse e poi strada facendo invece siamo cresciuti e abbiamo avuto la fortuna e forse anche il talento di poter arrivare agli ambite 2 stelle Michelin, che comunque, ripeto, non ci aspettavamo, ma siamo ancora qui, insomma, che ne parliamo, quindi vuol dire che qualcosa c'era sotto. Ecco, a proposito di questo guardare avanti, tu adesso sei, diciamo, un precursore perché hai montato una nuova linea di cucina di Gico. Vuoi raccontarci com'è andato questo incontro? Sì, avevo bisogno di rinnovare la mia cucina per essere un po' più performante. Allora, abbiamo scelto H+, perché comunque è una linea nuova che è molto facile da pulire. E sono rimasto abbastanza tradizionale perché non ho voluto rinunciare ai fuochi. Il gas per me rimane sempre una cosa fondamentale. È stato un progetto a cui abbiamo lavorato un bel po', non è uscita così immediatamente. Gico mi ha seguito veramente molto bene fino alla fine e ha eseguito tutti quelli che erano i miei desideri. Tu, Nicola, dovessi definire la tua cucina adesso? So che è una cosa un po' così, non è semplice rispondere a questa domanda, ma che cos'è la tua cucina adesso? La mia cucina, diciamo, è in primis leggerezza, in secondo è esaltazione della materia prima e rivisitazione costante di quelle che sono comunque i piatti del ricordo, quindi della tradizione. Allora, Nicola, tu sei uno dei grandi protagonisti della Pecca, però alla Pecca ci sono altre 2 persone che lavorano insieme a te e fanno la fortuna di questo posto. Vuoi raccontarci? Io e Gigi, che è mio fratello, abbiamo iniziato questo percorso insieme e lui si è molto concentrato su quello che è la cantina, che è un po' la sua passione, no? Poi si è affiancata anche Cinzia, che è la moglie, la quale cura molto il servizio, soprattutto crea questi centri tavola che sono molto originali, che abbiamo tolto quindi i fiori del tavolo e abbiamo cominciato ad avere queste piccole opere che lei fa di recupero su quello che noi rompiamo in cucina o che rompono loro in sala, tipo bicchieri e quant'altro. Sì, tu adesso lavori con una brigata molto giovane. Che cosa significa lavorare con i giovani per un poco di esperienza come te? Significa avere stimoli tutti i giorni, perché loro naturalmente spingono molto di più di me, perché quando arrivi a una certa età un po' non dico che ti fermi, però cerchi di mantenere un po' quello che hai. Hai anche paura magari a volte di andare fuori. Invece con loro trovo l'entusiasmo ogni giorno, perché comunque sono dei vulcani, continuano a buttare fuori idee di provare, fare, quindi per me è fondamentale avere la gioventù, perché altrimenti rischi di fossilizzarti. Loro invece continuano a spingere e a darmi la voglia proprio di continuare a fare le cose sempre con professionalità, ma anche per trovare cose nuove, insomma. Molto bene. Nicola Portinari, ti ringrazio tanto per questa bella chiacchierata e buon lavoro a questo punto. Grazie, buon lavoro soprattutto su Gico, allora, a questo punto.